Sapevo tutti che ormai la mia cantina è ai livelli di quella di Andrea Galeazzi. Nel senso, ho questo, ho questo, ho quello di AliExpress che abbiamo visto in questo video. Diciamo che io di telefoni ne ho provati parecchi. Ma l'altro giorno mi sono chiesto, scusatemi, io ho comprato il telefono più economico di AliExpress. Ma chi è che usa AliExpress? C'è nessuno oltre a me. E lo credo bene. E quindi mi sono detto, perché non guardare cosa posso trovare nell'Amazzonia? E signori, oggi è arrivato lui. E ciao a tutti ragazzi, come Ufficialite che vi parla. E quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video con i capelli che stanno per esplodere di nuovo, cioè vedete i capelli, ecco, devo andarmi a tagliare di nuovo, ma quest'oggi signori non siamo qua per tagliare, per tagliare dei capelli, per parlare di capelli, perché appunto quest'oggi è arrivato questo pacco qua che contiene il telefono più economico che possiamo trovare su Amazon. Prima di partire con il video signori vi ricordo ovviamente che se volete supportare me, il canale, questo video e tutto quanto, lasciate subito un bel like perché è sempre molto apprezzato, e se volete vedere un nuovo video dove vado a comprare qualcos'altro di più economico di Amazon, un po' come i vecchi tempi, arriviamo alla bellezza di 1000 like. 1000 like, andrò a comprare qualcos'altro. Quindi commentatemi anche dicendomi che cosa devo andare a comprare. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere il prodotto odierno. Siamo quindi qua sul mio desktop, perché prima di andare a vedere il prodotto che ho comprato bisogna andare a fare un attimo una ricerca. Io che cosa ho cercato per trovare questo telefono? Semplicemente questo. E come risultati abbiamo dei telefoni della A-Fury, che non ho mai sentito prima, della Doji, ok? E scendendo un po' già riusciamo a vedere delle cose alquanto carine. Troviamo anche il prodotto di oggi. La scelta era tra loro due. Partiamo da questo che già vediamo dalle foto che è scam, perché ha 200 fotocamere, di cui ne andrà una, le altre sono finte. E l'interfaccia di Samsung. 4 giga di ROM. Ha meno memoria di quello di AliExpress da 30 euro. Sì! S21 Ultra Blu. Scusatemi, se io vado a cercare S21 Ultra, mi esce il Samsung. Questa è una copia spudorata dell'S21 Ultra. E quindi ho detto, è troppo scam. E poi soprattutto costa 60 euro. E anche delle recensioni da notare che sono anche molto positive. Cosa? No, ho visto i tastini! Ci sono i tastini fisici, oh madonna signora. No. No, 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 fai mona. Ma soprattutto non era quello più economico. E quello più economico però era lui. Infatti all'interno di questo pacco c'è questo Alcatel 1 2019. 8 giga di ROM, 1 giga di RAM. Anche qua lo stesso spec di quello di AliExpress. Io soprattutto la Alcatel, io me la ricordavo per fare i telefoni per mia nonna. Cioè mia nonna aveva il telefono della Brondio, della Alcatel. E lo credo bene. Che costa solo 55 euro. E abbiamo anche qua, potete vedere delle foto. Almeno questa è reale. Ragazzi, no, ma aspettate. Ditemi cosa vi ricorda. Stoppate il video, commentatemi dicendo che telefono vi ricorda. Poi vedete questo. E vedete questo. Le numero 1 dell'ordissimo. Abbiamo qua un competitor di ordissimo. Guardate questo. Guardate questo. Sono identici quasi. Vediamo se darà emozioni tali e quali l'ordissimo. Perché se è così, la svolta. Ma direi adesso di non perderci in ulteriori chiacchiere, di andare subito ad aprire questo all'interno della scatola. Rullo di tamburi per favore. Non scende. No! Sto già male. È finito, no ragazzi. Ma sembra troppo la scatola del Brondi di mia nonna. Oddio! Oh madonna signor, ragazzi! Abbiamo uno schermo 5 pollici, una fotocamera da 8 megapixel e 5 megapixel il 4G, ma soprattutto leggete qua. Aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo, C'è Android Go! Aiuto, no! Non sapevo neanche più dell'esistenza di Android Go. Ma che scatola è che si apre così? È un gioco per bambini, i telefoni giocattolo tipo quello della Barbie che vedevi al mercato dei Ciccio. E signori, la scatola... Ma qui sotto si c'era... che meraviglia di smartphone. Abbiamo qua l'Alcatel, abbiamo addirittura la linguetta per sollevare. Nella scatola poi abbiamo la bandiera, una striscia di petardi sta roba. E poi abbiamo il retro del telefono, giustamente, no? Che vabbè, oltre al design unico, bellissimo del retro. Almeno qua la parte dietro te l'hanno staccata, che ci ho dovuto perdere 7 anni su quel viale. No, signor... Io qua ci muoio oggi. Guardate sta roba. Fatemi bere un goccio d'acqua per favore. E lo credo bene. Guardate sta roba. Ma che alimentatore è? Col
coso attaccato. Ragazzi, io ve l'ho detto, è il Brondi. È come quello di mia nonna. La foresta dei cazzi volanti, nanno. Quindi adesso vado a montarlo. Vado quindi a mettere la batteria e adesso ce lo devo chiudere. Chiudiamo anche quindi il retro. È minuscolo. Ma come design vi dirò che non è neanche brutto. Non ha neanche i bordi tanto spessi. Mi aspettavo di peggio, mi aspettavo assolutamente di peggio. Soprattutto ha il pro assoluto di essere minuscolo. È il momento di andare ad accenderlo. Alcatel, eccolo, ce l'abbiamo. Alcatel, Android Go Edition. Vediamo quanto ci mette a buttare, dai. Cos'era sto suono iniziale? Questo è proprio della serie che... Enjoy.now ne era venuto scritto. Enjoy.now. Sarà tipo iCarly.net, secondo me. Allora, abbiamo quindi qua le cose varie. Ho cliccato due pulsanti. Ah, possiamo anche notare l'angolo di visione. Sembrerebbe già essersi ripreso. Ok, lagga meno dell'ordissimo. Inizia. Accetta tutto, vai. Oh, eccola. Ma che home. Ma non è vero, guardate. È già più reattiva dell'ordissimo. Allora, questa qui è la home del telefono, molto mi... Cosa ha aperto? Ha aperto il Play Store. Questa versione del Play Store, ragazzi, ma siamo veramente nella Play Store. Nella Play Stolia. Installiamo Subasurf. Oddio, no, si è impallato. Si è già... No, ragazzi, io vi giuro che è già caldo sta roba qua. Allora, no, il carrello delle... Il carrello delle app è questa roba. Io clicco qua e ho il carrello delle applicazioni. Lagga il coso delle notifiche. Non scorre neanche. Devo un po' trascinare tutto per farlo scorrere, se no non va. Perché non lo installa? Ma te l'ho cliccato 7 volte sto pulsante. Direi di andare per una cosa su YouTube. Perché ho comunque la navigazione, c'è da dire che non fa neanche schifo. Andiamo quindi qua adesso su YouTube per vedere come si comporta. 2 hours later. Ci ha messo solo 28 anni a caricare. YouTube non va. Ragazzi, YouTube non funziona. E poi da notare che quando tiro su per vedere le applicazioni aperte, c'è sta roba che tipo serve, ma in mezzo allo schermo. Cioè, mettetela in bagno, in mezzo. Non si apre più, si è impallato tutto. Non va. Ragazzi, sono viola. Non funziona più, è morto. No, che cazzo è successo? Cosa è successo? Oh. Che cazzo? Ma si è spento. Ma non ho capito. Oddio. È intasato davvero il giga di RAM. No, ragazzi, è impallato di nuovo. Carica l'aggiornamento per migliorare e velocizzare YouTube. Da notare che ovviamente lo schermo, le ditate, non le tiene per niente. No, no, è bello pulito. Sì, guardate. Puff, magia. C'è la mia impronta digitale. Ma è crassato il... Questo è peggio di quello di AliExpress. Voglio vedere la fotocamera. Ho paura, Ma raga, ma non si capisce niente. Ha un angolo di visione assurdo. Guardate che angolo di visione che ha. Cioè, così va bene, ok? Come girate un po'. E dovete stare così per fare una foto. Se no non capite niente. Che angolo di visione ha? Così? Ma ragazzi, ma è un filtro. Proviamo la fotocamera frontale. Adesso ho paura davvero. Scusate, io, ma sono Shrek. Certo, aspetta. Ma come devo mettermi per farmi un selfie? No, ma raga, fa male agli occhi a vederlo sto schermo. Foto con la fotocamera frontale. Ma cos'è? Ora faccio una foto con questa qua. Proviamo un video con la fotocamera frontale. Non è neanche partito. Ha dato errore durante la registrazione. Ancora. Guarda, errore durante la registrazione. Non va. Non fai video. Cos'è sto telefono, porco? Proviamo con quella posteriore. Video fatto con la fotocamera frontale. Guardiamo lo zoom. Bene, sì sì, è qualità, Possiamo notare che ogni volta che noi zoomiamo riusciamo a vedere i pixel. Kurumi è diventata in 8 bit. Sì. Ok, almeno YouTube si è fissato. Adesso sembrerebbe andare. Vediamo la fluidità nello scorrere. Molto fluido, abbiamo visto. No, ma non volevo vedere Orietta Berti rallentata, sembra Jerry. Oddio, guardate che roba. No, lo speaker è veramente questo. Non riesce a fare l'animazione degli shorts fluida. Deve sempre laggare. Cosa sta facendo? Raga, cosa sta succedendo? Piano, cos'è? Cosa devo cliccare? Esci fuori. Ancora. Basta. Vediamo se riesce a battere il telefono di AliExpress o meno. Oh, oh. Ah no. Ecco. Ragazzi, sembra andare. Beh, non lagga tanto. Solamente ogni tanto frame laghicchia. Ma adesso che c'è scritto Zain. E Zain non era il proiettile di Kurumi. Scusate. Signore,
signori, anche per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, invito ovviamente a lasciare subito un bel pollice in su di supporto per l'abominio, per la roba, per non so neanche come definirlo. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto e soprattutto arriviamo a 1000 mi piace per un nuovo video di questa serie. Mi raccomando, anche fatemi sapere qui sotto oppure sui miei vari social network che cosa dovrei andare a comprare per un nuovo episodio di questa serie. Vi ricordo ovviamente che se non siete ancora iscritti potete ovviamente farlo cliccando sul bottone rosso con iscritto iscriviti che trovate qua sotto, che è una cosa importante per non perdervi nessun nuovo video di questo canale. Vi ricordo anche, se volete parlare con me, avete consigli o cose varie, potete semplicemente venire all'interno dei miei vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord. E vi ricordo anche che adesso inizierò a fare live streaming su YouTube, quindi mi raccomando state connessi qui sopra che ogni tanto farò live dove giocherò con voi. Detto questo signori, come sempre aggiungerei nient'altro, noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie.